La guerra politica nel Consiglio Comunale di Scafati continua. Salta ancora la nomina di Pietro Miraldi come presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ora, per l'amministrazione Salvati, l'approvazione del bilancio previsionale è una montagna da scalare, sperando che le norme in merito possano sopperire alla mancanza della figura cardine di revisione del prossimo documento contabile 2022-2024. Rispetto allo scorso Consiglio Comunale del 26 luglio, Salvati e maggioranza raccolgono addirittura 2 voti in meno, con solo 10 preferenze. L'opposizione, che ha visto l'arrivo dei dissidenti Antonella Vaccaro e Paolo Attanese e l'addio di Laura Semplice e Antonio Carotenuto, ha votato invece compatta per Aldo Pellegrino, che ha raggiunto ben 11 voti, simbolo ormai dello strapotere delle minoranze nei confronti di Salvati. L'amministrazione però, preventivamente, ha votato la presa d'atto rispetto alla composizione del resto del Collegio dei Revisori, con la nomina di Vincenzo Carullo e Gianluigi Giovane come previsto dal sorteggio della Prefettura. Tale mossa potrebbe portare il documento contabile all'interno della prossima assise con i pareri del Collegio senza Presidente. Ma seppur ci sono conferme dalla maggioranza, l'opposizione è dubbiosa della manovra. Abbiamo proposto il dottore Miraldi per la sua esperienza, perché era un nome, diciamo, fatto all'epoca dalla Prefettura, anche di continuazione della gestione commissariale. Riteniamo anche un atto di legalità, pertanto credo che appunto il Collegio di fatto sia costituito. Si può andare avanti ovviamente per il bilancio di previsione, per portare ovviamente in Consiglio Comunale la grande rivoluzione di questa città, le assunzioni, le opere pubbliche, i lavori al Palamangolo, tutti argomenti importanti per il rilancio di questa città. Noi amiamo questa città, la rispettiamo, l'impegno politico è continuo, perché vogliamo appunto che questa città riemerga dalle tante difficoltà del passato. È un segnale importante. La maggioranza presente ha votato compatto il dottore Miraldi, cui abbiamo riconosciuto la professionalità, la capacità, la disponibilità. Su questo credo che chiaramente poi bisogna ricostruire, ripeto, il presidente, ma di per sé l'organo è costituito e poter ovviamente iniziare con gli emendamenti tutte le attività propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione. Questo è stato anche un consiglio comunale di ritorni e di addi. Il passaggio in opposizione di Antonella Vaccaro e Paolo Attanese è ormai dichiarato, così come anche il ritorno di Semplice e Carotenuto. Una scelta identitaria la sua? Credo che sia una scelta importante, soprattutto anche di continuità rispetto anche ai padri spirituali del centrodestra. Penso che il maresciallo Carotenuto è stato uno dei primi consiglieri del centrodestra eletto appunto in questo consesso civico. La consigliere Semplice ha un'ampia esperienza rispetto anche alla posizione dei consiglieri che sono andati via, hanno manifestato sempre un ampio dissenso nei miei confronti e nei confronti di questa maggioranza. Allora il passaggio all'opposizione è solo un atto finale rispetto ai 3 anni di difficoltà che hanno creato alla mia persona e a questa amministrazione. Non è nulla di nuovo in questo consiglio comunale, abbiamo soltanto compreso la loro posizione finalmente.